Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi siamo qua con un nuovo episodio di Inside, reduci dalla nostra lunga nuotata dell'ultimo episodio. Siamo su questa spiaggia, sempre molto accogliente e luminosa, e dobbiamo entrare qua. Vediamo un po' dove ci porta oggi. Questa nuova... la apre? Ok. Ah. Io non vedo niente. C'è dentro altri zombie? No, non ce la facciamo per niente al mondo. Ma per niente al mondo proprio. Mamma mia. Desolante quel faro rosso che sembra un pulsante poi. Ma io per andare a tirar fuori quel tizio che devo fare? Sta succedendo niente. Devo accendere la corrente, è chiaro? Ah, eccola. Diciannove. 18. 19. Ok, sono leggermente confuso. E qua è tutto chiuso. Per cui... Vabbè, dobbiamo mandare il contatore a zero. Penso sia abbastanza chiara come cosa. Che cosa... È talmente scuro tutto che non è che ci si capisca poi granché. Ok. Allora, qua è inutile provarci. Perché tanto ci sfondiamo le caviglie, per bene. Mentre di qua... Questo sia lo scenario più, vasto che si sia visto fino adesso. Lo possiamo far cadere o lo alziamo? No. Eppure qua ci serve l'aiuto di qualcuno. Quindi qua dovremo interagire con parecchi pupazzi, se così vogliamo definirli. Perché tutte le varie cose che ci sono da fare richiedono una forza fisica che il nostro pupetto non possiede, ahimè. Qua sotto ci deve essere per forza la soluzione per sbloccarne almeno uno. Ci servirebbe un casco mobile. Allora, io partirei da sinistra. Così. Archiviamo la cosa. Luce rossa. Ma che angoscia. Niente, questa è un'altra cosa che non si può trasportare. Figurati. Io non so veramente che cosa pensare, cioè che cosa pianificare. Per saltare lì sopra ci serve quel carrello. Mi fate trovare qualcosa per poter andare avanti nella storia. Sta iniziando a diventare un po' grottesco. Allora, una sottospecie di generatore? No, 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 aspetta un attimo. Vediamo prima qua. Come butta da sta parte? No. Dunque. È piuttosto articolato. Decisamente l'enigma ambientale piuttosto che abbiamo fatto fino adesso. Ah, ecco. Ottimo. Quindi è una via senza uscita, a meno che non troviamo qualcosa qui sotto. Ok, lì c'è finalmente il casco. Io spero di non morire. Però
Presto! Presto! Sono salvato, ok. Miracolo. Il punto è che io non so come salire. Che ce ne sia un altro? Sì, e qua non ci salviamo. Uno, due. Ce l'ho fatta. Pensavo che stesse affogando, pensavo che fossero due i sussulti che posso portare. Oh, alleluia. Dunque, di qua non c'è niente. Bene. No! Niente. È decisamente tosta sta parte del gioco. La facevo più abbordabile la cosa. Invece, sembra che dovremo faticare non poco. Ci arrivo? Sì, ma accendete una luce. Santo cielo. Mi sento tipo Leopardi sui libri con la candela. Ok. Ce l'ho. Io mi auguro che il salto lo riesca a fare. Ok. Oh, finalmente la svolta. Come speravo, ecco, il casco portatile. Manca a farlo apposta. Bene, allora. Qualcuno che mi tira su? Ma grandissima, è fighissima sta dinamica nuova. Quindi da ora in poi siamo diventati tipo i regnanti dei pupazzi? La domanda è, ma come fa a sostenere l'elettricità? Questa cosa? E soprattutto, durerà in eterno questo affare? Cioè, da adesso in poi siamo diventati tipo i signori dei pupazzi? Salite tutti? Ok. Allora, detto questo, direi che è ufficialmente svoltata la situazione, perché adesso possiamo, tanto per cominciare, spostare quella sorta di vagone gigante che sta qua. Insomma, penso che in 5 siano perfettamente in grado di spostarlo. Spero. Allora, pronti? E via, beh. In 5, anzi, in 5 e mezzo, visto che sono compreso anch'io, ci si fa un gran bene. Allora, aspettate un attimo che... Credo che la cosa sia diversa, allora, aspettate. Questo va messo sicuramente qui sotto. Ecco. Per acchiappare qualcosa che al momento ignoro. Dunque. Se loro mi spingono là, io arrivo dove? Più intricata comunque la cosa qui. Non c'è assolutamente niente però. Io sono arrivato qua sopra perché? Per fare cosa? Là deve sparare qualcosa che al momento non c'è, per cui... Acchiappatemi, grazie. Vabbè, al piano meno uno credo che abbiamo fatto tutto quello che andava fatto per adesso. Per cui direi di andare al piano zero. Andiamo a liberare subito quella a sinistra. Che era bloccato sotto cioè sotto, era dentro quella specie di stanza bloccata. Ok. Chissà se potremmo costruirci il nostro esercito a questo punto. Venite, venite. Che è veramente angosciantissima sta cosa. Direi
questa sorta di automi che mi seguono, ma saltano? Non saltano. Quindi non replicano esattamente le mie movenze adesso che non c'è la connessione diretta con l'elettricità, ma mi seguono e mi aiutano come se avessero una sorta di identità. Un altro si è unito a noi, siamo diventati sei. Io dovrei arrivare là. Come ci arrivo? Io ho paura che se... Mamma mia, numero da circo. Come cavolo li libero quelli? No. C'è qualcosa che non quadra. Vediamo un attimo da sta parte. Nel senso, io ho liberato. Ho attivato sta cosa, ma. Ah no, ma che stupido! Adesso basta semplicemente che io riattivo il pannello a metà. Vediamo se la mia intelligenza ci arriva. Faccio così. No, 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 no. Perché? Perché? Non ha senso sta cosa. Giù così, sullo slancio, lo tiro su. Porco Giuda, funzionava come sistema comunque. Allora, penso quando arriva sul rosso. Vai, 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 vai. Tira su, tira su, tira su. Ok, genio, genio. Gioca con la fisica come pochi altri giochi sono stati in grado di fare negli ultimi 10 anni, direi, questo qua. Perché vi assicuro che creare quel tipo di dinamica in quel modo non era affatto semplice, per quanto possa sembrarlo, una volta che lo si vede in game, ma la precisione che ci deve essere nella gestione della fisica per fare un enigma del genere, ragazzi, è veramente altissima scuola, per cui complimenti, devo dire. Allora, siamo diventati tantissimi, mo tocca a vedere però. Se non ricordo male, la roba. Il portellone non era qua, ma era al piano di sopra. No, era qua, preciso. Oh, ecco, unitevi a me anche voi. 7. Ne mancano. Vedi, sappiamo anche. Ma voglio vedere se c'è un cane o qualcosa che viene a infastidirci. Siamo tutti? Non è rimasto nessuno? Vai. Piano di sopra. Questo gioco ha la capacità di stupirti veramente col passare del tempo, perché mi stavo leggermente annoiando, arrivati a un certo punto per quanto riguarda le dinamiche di enigmi che si stavano cominciando un pochino a ripetere, questa cosa ha portato una ventata di freschezza non indifferente. Questo controllo generale, spingete tutti. Via. Bene, si è sfasciato tutto. Tra un po' adesso scendiamo a vedere chi. Che è successo più che altro. Allora, io adoro questa cosa di questo tipo di prodotti che riescono a proporre continui cambi di ritmo. E devo dire che questo Inside ci sta riuscendo ancora meglio di quanto già non fece Limbo. Allora, adesso vabbè, potete tranquillamente farmi volare. Bene. Allora, tu, perché non te alzi? Vabbè, lo portiamo tra poco. E qua non c'è assolutamente niente. Vabbè. Ah, questo basta che lo schiaffo giù, giustamente. Tanto a noi ci interessa del peso. Bene. Quindi uno è andato. C'è altro qua da poter vedere? Mi sa di no. Però tiro niente, non c'è assolutamente nulla. Allora, fatto questo, io devo tornare dal mio popolo. Eccolo.
Quindi con quello siamo a 6, che ne mancano perché non sappiamo ancora sotto quanti ne abbiamo rimediati dal crollo. Allora, piano terra, definiamolo così. Ok, saranno di qua o saranno crollati proprio almeno uno? Penso qua, a rigor di logica. Ce n'è uno, due e tre. Sì, ma c'è qualcosa che non mi quadra, nel senso, la cosa che abbiamo fatto sotto di quel vagone. Non sto capendo come farla adesso. Qua non c'è niente, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Io per quanto stia cercando di pensare alla soluzione, credo che l'unica sia lanciare me stesso. Lanciati. Perché è tornato alla posizione originale? Sì, penso proprio che l'unica sia lanciare me stesso qua. Non vedo grandi alternative per poi spingermi verso qualcosa che chissà, magari potrebbe aprirci le porte a qualche altro pupazzo da controllare. Per cui io mi rilancio e vediamo un po' se se ne esce. Così loro mi spingono. Ecco, perfetto. Esattamente secondo i piani. Mi sento molto principe medievale. Allora. Qua? Andiamo di scalata potente? Mamma mia, comunque un'angoscia sta ambientazione veramente gravissima. Che cos'è quell'affare? Una capsula di qualcosa. Sto per volare, sì. Aiuto. Allora, la logica mi dice che devo... Allora. Così ci arrivo per forza. No, ma come? Ma vi prego. Solo questo, forse. Senza di me sopra? No. Decisamente no. Niente, devo saltare io. Ma io non ci arrivo, però, quello è il problema. Non ci arrivo per niente al mondo, ma come si fa? È tipo infattibile sta parte. Lo alziamo. Forse è quella la... porco Giuda, però alzalo! Niente. Deve essere così comunque. Ma perché? Ma perché? Penso di aver capito, dopo un quarto d'ora che ci provavo, penso di aver capito. Devo mettere il coso sotto in maniera tale che parta da più in alto. Ecco. Che cretino che sono. Vabbè. Meglio tardi che mai. Adesso. Stavo provando cose mirabolanti. Ah. Bene. Dovremmo aver finito. Se Dio vuole. Miei prodi, seguitemi. Così forse ne usciamo. Perché se no... Questo è stato tosto. Devo dire che sono tutti molto ingegnosi come enigmi. Perché pensavo che fosse necessario far cambiare posizione a quel blocco. Invece l'utilità era completamente diversa. Allora, buttiamoci. Via, via. Siamo tutti adesso, teoricamente. Perché con me dovremmo aver completato. È stata veramente poco lunga come fase. Era qua?
No, ho sbagliato, scusate. Sicuri? Sì, ho sbagliato, sbagliato. Via, via. Era al piano zero. E magari salite tutti, che sennò vi devo venire a riprendere. Ok. Devo dire comunque è veramente un bel enigma. Lungo, ma veramente un bel enigma. Ci ha voluto l'ira di Dio per capirci qualcosa, ma. Più che altro uno degli enigmi ambientali su vasta scala più grossi che abbia visto. Allora, teoricamente, meno uno, che è il cadavere. Perfetto. Venga, venga. Ok. Il miracolo, la porta si apre e via. Il casco? Che succede? Ma che cosa? Ma cosa sono queste esplosioni? Oh, porco Giuda! Ah, bene! Un'onda d'urto più violenta di non si sa cosa. Porco Giuda, che sveglia! Corri, corri, corri! Corri! Niente, siamo morti. Porco Giuda, spappolati! Vabbè, ma come la supero sta cosa? Cioè, terribile! E io non posso fare niente! Io aspetto l'altra esplosione. Ecco, adesso! Presto! No! Ok. Via, 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 via. Portellone! Terribile sta parte comunque, eh. Via, 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 via. Sono un cretino, addio mondo crudele. Niente, dovevo rialzare. Ma porca miseria, dovevo rialzare l'altro per riscambiarli. Vabbè. C'ho avuto il momento del cretino. Oddio, tocca rifare da capo, vabbè. Via! Ma vi immaginate fare una cosa del genere dal vivo? C'è l'angoscia veramente a pacchi. Via, via, via! Dunque, io devo. Tipo adesso. Via, 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 via. Ok. Ce la farò mai. Passare tra. No, ce la faccio, ce la faccio. Allora, sta piattaforma che cosa fa? Ah, ok. Devo fargli fare il giro completo. No, semplicemente l'ho attivata. Credo di doverci passare intorno. Mamma mia! Mostro! Sono morto. No, al pelo. Allora. Devo seguire sta cosa. Mamma mia, manualità più 20 per me dopo sto enigma. Ok, ce l'ho. No. Ma sopravvivo? No, porco Giuda!
Speravo di sì, cavolo, sto a 600 metri da dove sparano le bombe. Allora, appena rispara. Sì! Mamma mia. Ok. Ce l'ho. È angosciantissimo tutto quanto. Mamma mia. Un mondo completamente in rovina che sta crollando per bombe che non si sa bene che cosa siano. Se sono bombe poi. Vabbè, ma io sono partito al momento. È tosta sta parte, ma veramente tanto tanto tosta. Vado. Ok. No, sono morto. Vabbè, devo calcolare anche la velocità della discesa. Mamma mia, un ingegnere astrofisico ci vuole. Allora. Uno l'ha sparato. Due mi metto dietro. Ma. Poi. No, no, niente. Ma perché? Ma perché? Ma che amarezza enorme! È dannatamente complicata sta parte. Ok. No, sono troppo fuori! No, ce l'ho fatta! Delirio! Ok. Mamma mia! Ce l'ho fatta, sono vivo. Evviva. Che impresa titanica superare sta parte. Mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Sono finite le bombe. Prima di andare, però. Devo dare un'occhiatina? No, niente. Vabbè. Dentro. Bene! Stavo per morire malissimo? Mi sa di sì. Sì, decisamente. Aiuto? Aiuto! Vabbè, sono morto affogato. Fra 3, 2, 1. No, ce l'ho fatta. Mamma mia. Che fatica. Però la cosa impressionante è che veramente uno affronta qualsiasi momento del suo gioco, lo vivi come se fossi tu a essere protagonista. E questo tipo di sensazione me lo suscitano veramente pochissimi giochi. Non so a voi, ma. Che cos'è? Qual è il problema? Ah. I maledetti enigmi a tempo, per cui mollo e salto, mollo e salto, mollo. No. Mollo e salto, mollo e salto! Mollo e salto! No! Ce l'ho fatta. Mamma mia. Mi metto un'ansia poi a me queste cose. Che non avete idea. Allora. Ce l'ho. Dopo tutta sta sudata, una bella nuotatina, in effetti. No, devo andare sotto. Per esempio, se io fossi stato al posto di questo bambino, ero bello che morto, perché io non so nuotare, per cui. Così vi ho confessato anche una cosa di me. Aiuto!
No, dovevo temporizzare. Sì, mostro! Dovevo. Oh no! Oh no! È tornato il nano malefico! Il nano capellone! Lo potremmo chiamare il nano Richard Benson, che ci assomiglia pure. Mai!